Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con FIFA 15 e la nostra sportiveggiante FC con l'Ultimate Team. Lo riprendiamo dopo un bel po', io è da una vita che non gioco all'Ultimate Team. Allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, non so se l'ultima volta avevamo visto lo spacchettamento del pacchetto che mi era arrivato con gli incarichi allenatore, credo l'abbiamo già fatto, non lo so. Io adesso ho un pacchettino qui sempre a livello oro. Tra l'altro vorrei ringraziare un utente che è Antonio, che mi ha dato un codice per poter ricevere, non so se per qualche settimana, uno ogni settimana, credo, pacchetti oro. Quindi ringrazio appunto Antonio per questo codice che mi ha inviato e ho riscattato. Non so se questo sia già un pacchetto che mi è arrivato con questa promozione, tra virgolette. Andiamolo comunque a spacchettare, vediamo chi ci esce. Proviamo, proviamo lo spacchettamento abusivo. Sperando che esca qualcosa di buono. Allora, la fita. Attaccante sinistro, Mollo. Reinhardt. Allora, questo qui non sembra affatto male. Attaccante sinistro. Poi abbiamo un po' di contratti che non sono male, anche perché adesso qualche contratto lo dobbiamo andare ad utilizzare. Abbiamo una forma fisica più 60 che serve per far riprendere un po' i vari giocatori. Stile, intesa, portiere, tuffo, precisione. Ok, stemmi. Abbiamo un po' di stemmi anche, qualche divisa ed un pallone. Allora, al momento invio tutto al club. Perfetto. Allora andiamo a vedere un attimino la nostra rosa. Al momento di crediti ne abbiamo pochi e niente, tra l'altro. Questa è la nostra rosa attiva. Ci eravamo lasciati, se non sbaglio, con una sconfitta, mi sembra anche giusto. Allora sono finiti i contratti di due soggettoni, attaccante e difensore. Allora andiamo a mettere un contratto. Allora, così andiamo ad applicare un consumabile. Allenamento contratto, vediamo un po' quanti ne abbiamo. Questo più 28 partite, ne abbiamo 4. Questo più 13 partite, in realtà possiamo pure utilizzare uno di questi più 13. Per il momento sì, dai. Perché non so per quanto ci dureranno questi giocatori, se faremo qualche cambiamento. Oddio, qualche cambiamento lo faremo sicuramente. Però non al momento, perché come avete visto i crediti sono ben pochi. Andiamo anche ad utilizzare un consumabile per il contratto di Higuain, visto che ormai è diventata la nostra punta fondamentale, Higuain. E per il resto mi sembra che possiamo andare così, dai. I Barbo non l'abbiamo più utilizzato, l'abbiamo usato una volta così random. Valero. Ok, dai, direi di provare a giocare con questa formazione, ragazzi. Ributtiamoci nell'online, stagione sì o stagione online. Come detto, è da una vita che non gioco a FIFA. Vabbè. Andiamo, gioca partita. Poi riprenderemo anche con il Morecambe. Adesso volevo riprendere un po' l'Ultimate Team, perché da un bel po' che non lo vediamo. Ci facciamo, se riusciamo, qualche credito. Spero che di riuscire a fare una partita decente. Poi andremo a modificare anche qualche altro giocatore, eccetera, eccetera. Al momento abbiamo Quadrato in prestito per altre 6 partite, sperando che non faccia la cagata dell'ultima volta che crasha il gioco e mi dà partita giocata. E tra l'altro ho perso anche a tavolino, è quella la fregatura. Più che altro perché si era bloccato tutto, cioè se uno resetta ci può anche stare, però se poi una, cioè si blocca il gioco e crasha la console, prendertela come sconfitta è un po' brutto, cioè già mi hai crashato e frizzato la console, ci mettiamo anche una sconfitta e soprattutto i contratti persi. Va bene, possibile partecipare alla partita, facciamo proviamo a ricercare. Allora, anzi, aspettate un attimo. Forma fisica, come stiamo messi? Perché molti mi hanno sottolineato il fatto della forma fisica. Infatti, ad esempio, come potete vedere, abbiamo il nostro De Sciglio che non sta benissimo, e anche Gervinho. Allora, proviamo ad utilizzare un consumabile di forma fisica. Vediamo quanti ne abbiamo. Forma fisica più 60 e forma fisica più 20. In realtà possiamo utilizzare anche il più 20 di bronzo, che dite? Perché più 60 mi sembra eccessivo. Dai, usiamo questo qui. Forma fisica adesso è all'80 e direi di utilizzarlo anche per De Sciglio. Applica consumabile. Perché è anche un po' difficile, sta a 57, vabbè, anche a lui utilizziamo questo qui, sta a 78 più o meno, ci può stare. Sperando che possa bastare così.
Vai, andiamo in partita. Vedremo ogni tanto anche qualche carta consumabile, così perché qualcuno mi ha chiesto. Io, come detto, è il primo anno che gioco all'Ultimate Team, quindi non sono assolutamente pratico, come tra l'altro già avete potuto vedere. Però pian piano sto iniziando a capire un po' le carte, forma fisica, contratti, eccetera, eccetera. Quindi cercherò magari ogni tanto se acquisto qualcosa, se faccio vedere qualcosa in più. Al momento abbiamo, come detto, attivato qualche contratto per questi giocatori. Abbiamo messo un po' di forma fisica a quei due che ne avevano un po' meno. E per il resto abbiamo ancora qualche giocatore fuori ruolo, come appunto Gervinho, che è attaccante sinistro. Noi lo abbiamo come esterno sinistro. Poi cercheremo di migliorare la situazione. Non so se acquistandone Apre un la classifica altro che può o diventare cambiandogli interessante se ruolo. riusciranno nelle prossime partite a spingere davvero sull'acceleratore Andiamo con il con grande possesso intensità, palla e con con grande energia. offensiva. Si Dai, comincia. proviamo a vedere se riesco a riprenderci la mano nel breve. Oppure se ci sfracellano. Higuain. C'è la Attenzione, batteria per no, attacco. maledizione, Tutto non è riuscito a facile qui stoppare per bene il la palla portiere. immobile. Non è Calla, ci ha colpasso. fregato, ci ha fregato. Attenzione, Gervinho. attenzione, Gervinho. Pjanic. No, maledizione, non è riuscito il passaggio filtrante. Attenzione, che siamo un attimo in difficoltà. Cerchiamo di mantenere l'uomo. Ma che cazzo fa? Guarda quello. Arbitro che Ci sta viene tutto il già fallo, ci sta chiamato in campo. tutto. E devo un attimo riabituarmi. Poi, come detto, ci ributteremo Hanno interrotto anche l'azione con. avversaria recuperando palla al centrocampo. Attenzione immobile. C'è spazio davanti a sé. Occhio Attenzione alla immobile, porta. maledizione. Immobile ha un ottimo tiro, ottimo ratio, tra virgolette, a livello di conclusione, però. Non è Quadrado. sempre facile la situazione. Prova a rubargli il pallone. Attenzione, Quadrato. Ci prova. Un po' troppo indietro, Quadrato. Che cos'è? Attenzione, La gira bene. Ha spazio per tirare. rischio. Attenzione alla ripartenza. Abbiamo messo De Rossi come Perdono palla. Azione sicuramente centrocampista, così siamo interessante. un po' più coperti rispetto magari a Quadrado. Pirlo e. Prima Soldato. avevamo Pirlo e. Attenzione, e Pjanic, adesso Pjanic dietro le punte. Higuain. Attenzione, Higuain. Paragna vetri. No, Higuain, non così. Ho Schmelzer. cercato di incrociare la traiettoria, ma si è un attimo. Cocchi. Proviamo con Quadrato. Gli avversari, bravi, lo costringono all'errore. Ottimo, ottimo. De Sciglio. De Rossi. Pjanic. Se riusciamo a recuperare qualcosina. Attenzione, Higuain. Azione fuori gioco, fuori interessante, ma gioco. in offside. Sì. Va bene, attenzione, partita tesa, partita tesa. Higuain. Immobile. No, immobile, cazzo. Attenzione. Si avvicina all'area. Sale la Ci difesa. sta, ci sta. Scatta la trappola. È fuori gioco. Tesissima la situazione. De Rossi. Grande De Rossi, Immobile. attenzione. Mobile sta un attimo avendo qualche problemino, si allunga Rafinha, troppo la vedete il palla. pallone? De Attenzione per Rossi. De Rossi. Attacco per Immobile. Immobile. Però non riesce ad insinuarsi Torres. purtroppo, ma. Attenzione a Torres. Attenzione Soldado. diciamo che in difesa sono un po' una pippa clamorosa. Pericolo. Anche in attacco non è che io sia. El Niño Torres. Aia. Mamma Testa mia, al abbiamo rischiato sul doppio. tantissimo. Mamma che Se fino occasione. adesso stavamo giocando abbastanza bene, ora abbiamo rischiato un po' troppo. Come detto, in difesa ancora Higuain. Palla problemi vagante adesso. estremi. Cocchi. Aia, cos'è? Attenzione. Quadrado. Immobile. Ha intercettato No, palla con ma un ottimo immobile, ma che tempismo, cazzo consentendo alla fai? difesa di respirare. C'è spazio per ripartire.
No, guarda qui, ma che cazzo ha fatto? Ok, l'obiettivo non era quello di fare l'intervento in realtà. Spazza, spazza, libera. Dai Higuain. Attenzione, Higuain rallentato. Pjanic. E ci prova Pjanic. Il difensore blocca bene il cross. Va. Soldado. Grande De Rossi. Non molla mai. Torres. Sono a Torres. Difesa, come detto, siamo un attimo in difficoltà, mamma mia. Pjanic. Attenzione Pjanic, mamma mia, rischio. Torres. Ok, proviamo a ripartire con calma. Higuain. Calma, ma fino a un certo punto. Attenzione Immobile. Immobile è un ottimo, un'ottima punta, però facciamo ancora degli errori. Un po' grossolani sotto porta. Abbiamo avuto quell'occasione dove non siamo riusciti a piazzarla per bene, quindi. Torres. Che cazzo fai? Vabbè che è nostra. Non è vero, gli ha rimbalzato addosso, giovane. C'è la deviazione, pallone che termina fuori. Koke, Schmelzer. Attenzione. Attenzione in fase difensiva. Con un intervento facile. Mobile. Pjanic. No, abbiamo aspettato troppo perché stavo cercando di aspettare un po' che salissero anche gli altri, ma buono l'1-2. Non è andata a buon fine la situation. Attenzione Alex, grandissimo. Pjanic. Gervinho si è perso un po' troppo nel, ma non è fuori gioco tanto per. E il portiere recupera il pallone. Vabbè, Gervinho con queste traiettorie. Partita tesissima, ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Stiamo rischiando un po' troppo. Immobile. Ha riconquistato il pallone. Edizione. Con un intervento ottimo. Si rischia, si rischia. L'arbitro va bene. Tutti negli spogliatoi. Oddio, va bene. Primo tempo un po' così. Un po' sofferto senza riuscire a quello che si è visto in campo. È vero. Fare niente di eccellente. Grande così. De Rossi. Ci prova. Vai Gervinho. Occhio al suo movimento. Dai che non c'è nessuno al centro A. No, maledizione. De Rossi. Attenzione, c'è fuori gioco. Ma non è vero, a parte che stava rientrando, poi secondo me non c'era il fuori gioco. Va bene. Ci manca un po' la l'affondo di Higuain. Attenzione. Attenzione Immobile. Grandissimo. Grandissimo Immobile. Bella lì. Spedito in fondo alla rete. Ottimo, ottimo. Grande fiuto del gol. È riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Attenzione che ci impila dunque, questo. È arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non così. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Immobile. No, troppo Torres. Troppo farlocco il passaggio, attenzione. Attenzione, rischio. E piate sta palla, eravate in due, ho messo pure il bene la difesa su questo cross. Il raddoppio. Pjanic. No, questi errori non li possiamo fare però, Vai dalla Gervinho, Gervinho, vai come se non ci fosse un domani. Vai Gervinho. Attenzione qua al cross, mi raccomando Gervinho. Cerca la rete. Mamma mia Higuain. Grandissimo Higuain. Ok, là avrei tirato al volo, però ci può stare anche uno stop random così. Va bene.
Ok. Che brividi! Splendido il gol di Higuaín. A coronamento di un contropiede magistrale. La ripartenza è sempre. Adesso sono avanti 2-0. Cervini. Buono l'appoggio. Higuaín. No, così. Cazzo. Cioè quello vicino la dai random. Lancio sbarcante. Cerca la porta. Mamma mia che culo. Vai quadrato. Vai in velocità. Ma perché fuori gioco? Non è vero. C'è la prateria per andare. È solo attenzione quadrato. Attenzione ci prova. Vabbè abbiamo rischiato. Però non volevo ributtarla al centro. Magari sorprendevamo il portiere. O magari anche no. Vai Pjanic col piedino. Ehi Gervinho, maledizione. Facile per il portiere. Grande così. Se lo lascia sfuggire. Attenzione. Di fisico e di attenzione. Ci prova. Mamma mia. L'intenzione era buona. La conclusione. Vabbè, ci ha provato, ci ha provato. Ogni tanto ci possiamo anche provare così. Soldano. Attenzione. Vai con il raddoppio. Attenzione lì che siamo un po'. Aia, aia. No, qua abbiamo sbagliato. Ci ha fregato alla grande. Aia, che cos'è? Ma neanche fa. Ah, ok. Se non avesse fischiato. Castan. Non dobbiamo perdere palla. Cerchiamo di farci infinocchiare. Prova il cross. Attenzione. Soldato. Attenzione qui al passaggio filtrantes. Dove va quello? Perché? Vai Castan. Castan. Rimani lì sull'uomo. La chiude molto bene. Non così che. Vabbè, guarda là. Vabbè, ma siete dei salami. Siete dei salami. Cioè, non si può passare in questo modo. Che cazzo di passaggio ha fatto quando ho premuto quello per spazzare? Vabbè, vabbè, va bene, ci può stare, ci può stare. Ma che ce la dobbiamo vedere tutta? Dai. Tant'altro brioscina. Perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Azione immobile si insinua. O almeno ci prova. Koke. Devo cercare di farci infinocchiare. De Rossi. Contrasto riuscito. Vai così. Palla larga per Gervinho. Vai Gervi. E quanto ci vuole per crossare se ho premuto davvero, quando ancora non avevi la palla? Certe volte c'è una lentezza nelle cosce. Pare affaticato adesso. Meglio per noi. Palla che finisce in out. Sia il nostro di giocatore affaticato. Arverò. Vabbè, rimessa, attenzione. Che è stato toccato, siamo a fare rugby dall'altro che teniamo. Perdono il pallone. Immobile. Abbiamo una ripartenza felina. Fuori gioco. Maledizione. Torres. Quadrado. Ma che cazzo cerca fai numero, questi passaggetti? Ma non riesce. Farlocchi. Ancora 8 minuti prima della fine. Attenzione della gara. Fuori gioco. Che cos'è? La posizione giudicata irregolare dall'assistenza. Stiamo soffrendo in realtà, stiamo soffrendo un po'. Una chiamata giusta. Un po' troppo, direi. Occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio. Mi fate infinocchiare. Esatto. Ecco il tiro. Attenzione il pallone lì. Stiamo rischiando troppo, Guarda là che ca. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Manca poco al termine della gara. Vai Higuaín, vattene, come se non ci fosse un domani. Cosa ci regaleranno questi minuti? Non ce la fa Immobile, è stanchissimo. Immobile. No, cazzo. Perché là stava girato, non poteva fare moltissimo Immobile, quindi doveva per forza darla ad Higuaín, che però sono stanchissimi questi giocatori, dovrebbero esserlo anche gli altri, si spera.
Sì, il nostro difensore però non gliela fa più e questo è il problema fondamentale. E vabbè. La lentezza nelle cosce. La delusione. Rischio, rischio, stiamo rischiando troppo. A volte capita di sbagliare. Vorrei ribaltarsi il risultato, neanche il pareggio. Avanti, i nostri stanno morendo. Non so se sia per la forma fisica che non era propriamente delle migliori, però. Dai, Immobile, dai. Mamma mia. Subito, subito. Aia, mamma mia, si è spezzato il collo. Ok, va bene, un 2-1 ci può stare. Non è stata una partita bellissima. Abbiamo comunque portato a casa la vittoria, i tre puntoni, ottimo così. Va bene ragazzi, allora io direi che per oggi può andare bene con quest'altra partitozza di FIFA Ultimate Team. Pian piano riprenderemo sia questo che il Morecambe Fishing Club. E ok, va bene. Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Crediti, ce ne da pochi, purtroppo non possiamo fare tantissimo. Va bene ragazzi, ci vediamo allora, come detto, con il prossimo appuntamento di FIFA o con l'Ultimate Team, probabilmente il prossimo sarà con il Morecambe Fishing Club. Va bene, vi ringrazio per aver seguito questo video, come sempre seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale, e un saluto a tutti da quel tale Ale.